questo periodo. C'era molta preoccupazione, ovviamente, c'era molta ansia. Il ricorso a lei è stato, diciamo, costante o una volta chiariti i problemi, poi col paziente si è stabilito un rapporto normale, ecco, di. Beh, il rapporto con le persone è stato, direi, è stato costante. Ovviamente c'erano le problematiche più svariate, le persone erano giustamente spaventate perché poi quando non si conosce una cosa, il conoscere non era solo da parte del paziente, ma era anche da parte nostra come medici è sempre più difficile affrontare e quindi no, non è stato semplice per la paura che c'era, per il fatto che all'inizio noi medici, soprattutto sul territorio, siamo stati lasciati a noi stessi senza avere delle direttive ben precise. L'organizzazione in generale ha lasciato piuttosto a desiderare. Molto probabilmente non per colpa dei singoli, ma proprio del sistema e del fatto di non essere per nulla preparati a un'evenienza del genere. Poi, a parte come posso, ci sono le situazioni in particolare, cioè c'è la persona con la quale parli, spieghi le cose e diciamo se ne sta. E ci sono le persone che hanno paura, che sono ansiose o che purtroppo sono state anche toccate da vicino da questa terribile evenienza, per cui ovviamente ognuno ha la sua sensibilità, ha la sua storia e in base a quello va affrontate e si vanno aiutati per quanto possibile. Il fatto che Quigliano, Zinola siano microcosmi, no? Siano entità unitarie molto forti, no? E quindi c'è una conoscenza reciproca, ma c'è anche una grande solidarietà. Ha aiutato in questo caso rispetto, non so, alle grandi città dove la gente poi praticamente rimaneva isolata, chiusa nelle proprie appartamenti. Questo penso proprio di sì, sia perché diciamo comunque anche se c'era lockdown e la gente non poteva uscire o poteva uscire con grosse limitazioni, però in un paese, in un quartiere è tutto comunque più semplice. Già le persone che potevano comunque uscire pure in maniera contingentata, semplicemente per andare a fare la spesa, per andare in farmacia e che incontravano una persona già solo un buongiorno, un buonasera, è comunque importante in certi momenti, mentre in altre situazioni la gente non si conosce neppure nel proprio palazzo dove abitano, per cui quello indubbiamente è importante e basilare, per cui anche se c'era questo distanziamento sociale, che tra l'altro a me come termine non piace perché direi interpersonale più giusto, perché sociale dà proprio un'idea di ceti, di società, però insomma credo che pur con tutti i limiti, ovviamente, in un paese piccolo o in un quartiere, anche se devo dire che Zinola, è molto cambiato rispetto a quando ero ragazzino io. Era più quartiere, adesso tante volte è più una città, un quartiere dormitorio più che una frazione, ecco. Però indubbiamente vedere dei visi noti comunque aiuta.